La fisiatria mira al massimo recupero delle abilità, delle funzioni della persona. Il fisiatra è il medico esperto in fisiatria, laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa e con competenze in ambito neuromuscolare, osteoarticolare, cognitivo-relazionale, biomeccanico-ergonomico. Ha esperienza nel trattamento delle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico e del sistema nervoso quando comportano deviazioni anatomiche o funzionali. Il fisiatra quindi valuta lo stato del paziente, formula una diagnosi e redige il cosiddetto PRI, progetto riabilitativo individuale. Il fisiatra può esercitare in ambito pubblico e privato e lavora in squadra con altre professionalità come i fisioterapisti, che eseguono tecniche riabilitative a seconda della metodologia dettata dal fisiatra. È bene rivolgersi a un fisiatra quando si è in presenza di trauma fisico congenito o causato da malattie o incidenti, disabilità fisica osteoarticolare o muscolo-scheletrica, disabilità neuromotoria, relazionale, psicologica, disabilità vescicali, postumi di ictus, morbo di Parkinson, possibile strappo muscolare, decorso di una frattura. Nei seguenti sintomi è consigliabile contattare un fisiatra, ma parte fondamentale è sicuramente la prevenzione. Dolori articolari successivi a lussazioni o distorsioni. Dolori persistenti a un'articolazione non correlata a incidenti. Dolore alla schiena. Dolore consistente dove si trovano tendini importanti del corpo umano. Cervicale. Stai cercando il fisiatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.